Siamo con la dottoressa della Pepa di Api Onlus alla conferenza Morire nel CPR, la tutela della salute nel CPR di Torino. Dottoressa della Pepa, Api Onlus in questo momento è molto attiva sugli aspetti riguardanti il CPR. Ci può raccontare qualcosa di più di Api Onlus? Sì, allora Api Onlus è nata come una risposta ai decreti di sicurezza varati da Salvini in questo periodo in cui sicuramente la tutela della persona migrante è stata messa in secondo piano e molte più persone di prima venivano lasciate fuori a quello che è il percorso di integrazione e di accoglienza in Italia. Nasce proprio per cercare di dare comunque una risposta, un aiuto, un sostegno a tutte quelle persone che non avevano più un modo di regolarizzarsi e di trovare dei servizi. Quindi noi facciamo questo, facciamo uno sportello sociale e legale, quindi noi siamo abbiamo formata da varie professionalità tra operatori legali, operatori sociali che cercano di seguire la persona che ci chiede aiuto nel loro percorso sia legale che di quello che normalmente dà l'assistente sociale, senza poi lasciarlo, ecco, in balia di quello che succederà in futuro, ma cercando di garantire un percorso insieme. Ecco, la vicenda di Moussa Balde è molto controversa. Sappiamo che c'è un'indagine della magistratura, sappiamo che Moussa si è tolto la vita in isolamento. Qual è il punto di vista di Api Onlus su questa situazione? Moussa Balde è il nostro utente vivo, nel senso una persona che ha cercato di inserirsi in Italia legalmente, è arrivato con dei sogni, con le possibilità di fare delle cose, le possibilità di avere un futuro. Tra l'altro lui era molto giovane, ha avuto un passato anche molto, molto attivo socialmente, cioè, parte di imperi antirazzista, quindi una persona con tutte le possibilità per costruirsi un futuro in Italia. Ecco, non è riuscito per un problema che dal nostro punto di vista è soprattutto del sistema in cui è stato inserito, è uscito dal percorso di accoglienza, non ha ottenuto l'asilo e quindi si è trovato da solo a dover affrontare una realtà difficilissima. In questo purtroppo è stato aggredito, purtroppo non è stato tenuto in conto della sua fragilità, è stato messo in un CPR per essere rimpatriato senza tener conto che avrebbe potuto partecipare a un processo, che è come parte lesa, che avrebbe potuto avere un risarcimento. E lì è successo tutto quello che è successo, quindi anche non c'è stata un'analisi della sua personalità, della sua capacità di vivere in isolamento, quella che loro chiamano la TALA, che è, diciamo, il linguaggio, L'ospedaletto. esatto, e la capacità del vivere in comunità, ecco, non è esattamente quello che per noi è il CPR, ecco. Oltretutto ha un suo minimo, probabilmente, perché su questo punto farà luce la procura, però ha un suo minima manifestazione di disagio, è stato messo in isolamento, isolamento che non dovrebbe esistere nel CPR perché non è una struttura punitiva. Noi ci teniamo sempre a sottolinearlo, il CPR è detenzione amministrativa, ci stanno delle persone non perché hanno commesso dei reati, ma semplicemente per essere rimpatriati. Ecco, tra l'altro Moussa Balde era guineano e la Esatto. dottoressa De Robert dell'ufficio del Garante ha dichiarato che da anni che le persone non vengono rimpatriate nella Guinea Conakry. Esatto, esattamente, c'è anche questo. Non è stata assolutamente presa in considerazione la sua situazione, sia umana, psicologica, psichiatrica, sia il posto dove veniva rimpatriato. Questa è una violazione macroscopica dei diritti della persona, del migrante. Grazie.